Una buona giornata dal notiziario del mondo. Le notizie di oggi, venerdì 4 settembre. Budapest. I poliziotti hanno tentato di far scendere tutti coloro che non avevano documenti dal treno partito da Budapest a Bixe, dove funziona un campo profughi. Ma i migranti si sono rifiutati e sono quindi scoppiati tafferugli. Hollande e Merkel affermano hanno bisogno di protezione internazionale e loro dovuta. Baghdad. Almeno 11 civili morti e 28 feriti nell'esplosione di 5 bombe in aree commerciali a Baghdad, nella regione della capitale. L'attentato più grave è avvenuto a Tarmia, 50 km nord della città. Madagascar, ucciso nella sua abitazione a Ramena durante una rapina, l'ex console onorario di Madagascar negli anni 2000, Adelio Corno. Due dei quattro sospetti sono stati arrestati, sono poliziotti licenziati lo scorso anno per violazioni disciplinari. Meno di un mese fa, un altro ex diplomatico francese era stato ucciso sull'isola. Roma. Sorpresa per un ottico situato nel centro di Roma che si è visto entrare in negozio Papa Bergoglio, con la necessità di cambiare gli occhiali. «Non voglio una montatura nuova, bisogna rifare solo le lenti, non voglio spendere», avrebbe detto Papa Francesco al titolare, aggiungendo «Mi raccomando, mi faccia pagare quello che è dovuto». Calcio. E 1-0 contro Malta. Gli azzurri trovano la prima vittoria del 2015, stesso avversario, stesso risultato dell'ultima volta un anno fa. Ora l'Italia è prima nel girone, davanti alla Croazia. C'è però anche la vittoria della Norvegia in Bulgaria e, visti gli incroci di domenica prossima, non ci sono più le condizioni per una qualificazione anticipata per gli azzurri. È tutto per questa edizione, una buona giornata!